Allora, bentornati sulle frequenze dell'incontro biblico di quest'anno. Oggi, e a Dio piacendo, cominciamo a entrare un po' dentro il Vangelo di San Marco. La volta scorsa, vi ricordo, abbiamo chiuso con il primo trittico. Adesso vedremo un po' di slide riassuntive e oggi cominceremo a entrare un pochettino, ecco, nella prima parte. Ricordate il Vangelo di San Marco? Diviso in queste due grandi parti, la prima che culmina con la professione di fede di San Pietro, tu sei il Cristo, e poi la seconda parte che culmina con la professione di fede del centurione, tu sei il figlio di Dio, no? Vi ricordate l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Oggi quindi cominciamo a vedere questa prima parte che appunto termina allorquando San Pietro fa la sua professione di fede, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E andiamo subito alle slide introduttorie. Se ricordate, nell'elenco sintetico della volta scorsa abbiamo visto che la prima parte la possiamo intitolare Il Vangelo di Gesù che come Messia proclama il regno di Dio. Questo si divide a sua volta in alcuni ulteriori trittici. Abbiamo chiamati così, di cui oggi vedremo, se Dio vuole, il primo. L'azione di Gesù e la risposta dei farisei, il primo. Poi l'azione di Gesù e la risposta del popolo, il secondo. E poi l'azione di Gesù e la risposta dei discepoli, il terzo. Ok, quindi ci troviamo Gesù che proclama il regno di Dio. Vedremo alcuni tratti caratteristici, ecco, nel Vangelo di San Marco, lo vedremo già chiaramente oggi, quindi vi anticipo alcune cose. Gesù è questo grande predicatore, predicazione essenziale allo stile di San Pietro, diretta, e il grande guerriero dei demoni. Cioè, in effetti, quello che San Marco presenta, lo vedremo oggi, è Gesù che combatte il demonio sotto due fronti, che è un po' anche quello che devono fare in un certo senso tutti quanti. In un fronte ordinario è la lotta più difficile, perché la battaglia contro il demonio si conduce predicando il Vangelo, perché la più grande forma di dominio del demonio non è quella che c'ha sugli indemoniati. Quindi sugli ossessi che fanno cose strane, sbraitano, urlano, cose di questo genere. Ma la forma di dominio più grave e più pericolosa è quella che c'ha sulle anime, cioè sulle anime che sono sue senza saperlo. Perché mentre un indemoniato, se va dall'esorcista e quello gli mette le mani in testa, comincia a sbraitare e quello si pure preoccupa e dice: ma che è successo? Invece la possessione spirituale che ce l'ha chiunque non vive in grazia di Dio, cioè se in un mondo di posseduti, non è percepibile, anzi una persona, capite, può tranquillamente ritrovarsi in un mare di guai spirituali con la più grande incoscienza. E voi dovete sempre pensare che quando qualcuno predica il Vangelo, i diavoli stanno in iperattività, d'accordo? Primo, non bisogna mandare nessuno ad ascoltare le prediche, come di violare mille ostacoli e mille problemi. E secondo, bisogna fare in modo che mentre ascolta la predica uno si distrae. Queste sono strategie dell'inferno. Terzo, se uno sta distratto, bisogna fare in modo di suscitargli reazioni negative. Dico: ma che sta di? D'accordo. Quarto, non è finito, finita la predica, se fallisco, cerchiamo di farglielo dimenticare il più presto possibile, quindi cominci, ti distrai, le cose. Hai visto il seme seminato lungo la strada, no? Il seme lungo la strada, se quelli accogliono, però poi viene subito l'uccellino, becca tutto e tu rimani come prima, è uguale a prima. Lo vedremo chiarissimamente oggi, anche attraverso degli accorgimenti stilistici, proprio in questa prima parte. San Marco ci fa proprio vedere come Gesù fa questo, fa questa sua guerra contro il diavolo, combattuta su questi due fronti: il fronte ordinario, quindi predica il Vangelo e anima la predicazione con una preghiera vissuta da Gesù anche in condizioni, diciamo, particolari, perché negli anni di vita pubblica non era come quando stava a Nazareth. Per pregare Gesù doveva passare nottate, doveva pregare notte, perché di giorno doveva dedicarsi alla sua missione. E però
di giorno, dato, donato e anche con l'attenzione di fare in modo che tutti possano essere raggiunti dalla sua predicazione. Allora, adesso facciamo un attimo, intanto prendo anche la parte di qua. Ok, perfetto. La volta scorsa ci siamo fermati al versetto 13. Oggi cerchiamo di cominciare e di vedere alcune cose. Allora, questo trittico è distinto al suo interno in questo modo. Allora, Gesù inaugura la sua predicazione, faccio prima l'elenco, poi lo andiamo a vedere i tratti essenziali. Poi chiama i primi quattro discepoli, la chiamata di Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni di Zebedeo. Poi insegna a Cafarnao. Cafarnao, tanto come localizzazione geografica, Cafarnao e le sponde del lago di Galilea sono state, diciamo, un po' il cuore dei luoghi dove Gesù ha maggiormente predicato durante il suo ministero in Galilea, cioè quasi per tutto il tempo della sua predicazione. Poi, e la prima cosa che fa, lo vediamo già qui, qual è il primo miracolo che fa? Diciamo miracolo, libera un indemoniato. Cioè il primo gesto straordinario che fa Gesù non è un miracolo fisico, scaccia un demonio. Questa è una particolarità che solo ma, qual è il primo miracolo in assoluto di Gesù? Lo sapete, rispondi se andate in qualche quiz, no? Ce lo dice San Giovanni, il primo miracolo di Gesù è stato le nozze di Cana, non è stata la guarigione dell'indemoniato, però, capite, nella presentazione di Marco, Gesù è il leone che sbrana l'altro leone, sono due leoni a confronto, cioè il leone della tribù di Giuda, che è Gesù, contro il leone ruggente che va in giro cercando di divorare, come San Pietro stesso dice, lo nomina nelle sue lettere, no? Quindi è uno scontro tra questi due leoni, chiaramente vince il leone della tribù di Giuda, ma allora lo prende subito col collo, lo aggredisce immediatamente. Quindi il primo miracolo è la liberazione di un indemoniato. Poi vedremo un sommarietto, altre guarigioni ed esorcismi, cioè quando San Marco sintetizza, andava in giro e guariva i malati e scacciava i demoni. Stanno sempre appaiate queste due cose. Poi troviamo Gesù in preghiera e continua a predicare e scacciare i demoni. Poi guarisce un lebbroso, un paralitico, e qui comincia, vedremo subito, la polemica che porterà appunto alla risposta negativa dei farisei e dei sadducei, che non ha fatto manco in tempo a presentarsi e già decidono la condanna a morte, perché nel paralitico emerge il problema che Gesù prima di guarirlo gli rimette i peccati. Allora apre, dice, e rimette i peccati, solo Dio può rimettere i peccati, chi crede essere? D'accordo? Quindi comincia il primo fronte. Poi ne fa un'altra, chiama Matteo Levi, e Matteo Levi era un pubblicano, e non so se ne abbiamo parlato nell'introduzione o l'anno scorso, i pubblicani era gente che faceva una vita viziosa, dissoluta, cioè avevano i soldi e poi facevano banchetti come pagani, come i romani, se andate in qualche villa di qualche imperatore c'era la sala dei banchetti e poi c'era un'altra sala che non voglio dire quello che ci facevano, ma potete immaginarvi, insomma, i pagani campavano così, e poi c'erano le terme, i bagni, d'accordo, poi c'era l'osteria, qua, insomma, no? Quindi va ad un pasto con i peccatori, non va a fare il peccatore, però i farisei si scandalizzano e cominciano a... E poi affronta due discussioni, due provocazioni, e i farisei cominciano a affliggerlo, cominciano a perseguitarlo, chiedono ma come mai che noi digiuniamo e voi no? Questa è una bella domanda, quindi non è che siete tutti questi grandi santi, andate a mangiare con i peccatori e fate manco un digiù. E poi altro, peggio ancora, le spighe strappate in giorno di sabato, altro episodio. Allora stavano camminando, stavano andando in giro, io ve l'ho già raccontato, no? E stavano morti di fame.
fanno il gesto di prendere una spiga e mangiarsi il grano, che okay, non è neanche tanto tutto questo granché, no. Lavoro nel giorno di sabato. Ecco. E lì anche Gesù spiega, fa tutto quanto il discorso, perché il discorso del sabato è stato un problema con le autorità religiose del suo tempo. E poi guarisce l'uomo dalla mano inaridita. Quando? Il giorno di sabato. E dire a uno stendi la mano e dire sii guarito, orrore. Lavoro nel giorno di sabato, non osserva la legge di Mosè. Ecco, qui vedremo anche come Gesù ha agito senza timore, quindi lui sapeva benissimo. Vedremo però che San Marco, bisogna fare attenzione a Gesù di San Marco, molto bello, che ogni tanto polarizza l'attenzione sui gesti che Gesù fa. Sono pochi, cioè quando guarda, quando parla. Vedremo che quando qui a conclusione di questo capitolo, quando vede questa durezza di cuori, San Marco è l'unico che dice Gesù, cioè guardandoli bene, adesso mi ricordo, poi lo leggeremo, guardandoli con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori. Quindi è uno dei pochi evangelisti che attraverso la descrizione di alcuni gesti proprio del corpo di Gesù e sue reazioni, espressioni, ci dà anche un po' una bella idea di qualcosa della personalità di Gesù. La personalità di Gesù è una cosa molto bella, perché la personalità di Gesù è una personalità perfetta, quindi è bello poterla contemplare attraverso le parole dell'evangelista. Bene, è il quadro sintetico. Adesso andiamo un attimo a scorrerlo con le pagine bibliche e poi facciamo una carrellata, diciamo, con il testo davanti e poi concludiamo con alcune flash, con alcuni zoom su alcuni particolari o frasi che Gesù dice molto importanti che sono un po' da ritenere. Andiamo con una visione a volo di gabbiano. Gesù inaugura la sua predicazione. Dopo che Giovanni fu arrestato, tutti ci leggete, vero? Dietro, alle mie spalle. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Chiama i primi quattro discepoli. Qui attenzione ad alcuni movimenti, passando lungo il mare della Galilea, qui poi ci fermeremo un po', vide, Gesù passa, vede, Simone e Andrea fratello di Simone mentre gettavano le reti nel mare, erano pescatori, Gesù disse loro, seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini, attenzione, e subito lasciate le reti, lo seguirono. Stessa scena con Giacomo e Giovanni, passa un po' oltre, chiama, lasciano e seguono. C'è questo movimento. Allora, va nella sinagoga di sabato e si mette ad insegnare. Ecco, dice che erano stupiti del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ecco, questo voi. Facciamo un primo flash straordinario. Cosa vuol dire insegnare con autorità e non come gli scribi? Chi è che insegna con autorità? Un dittatore? Cioè uno che è autoritario? Uno che dice ah fa questo, fa quest'altro? Non è questo insegnare con autorità. Quel con autorità andrebbe, diciamo, tradotto per farci capire meglio per noi, con autorevolezza. Cioè Gesù quando predicava ti dava questa impressione. Uno, la prima, più importante, che tutto quello che predicava lui lo viveva, in primis. Che era coinvolto in quello che diceva. Secondo, che proprio perché lo viveva ci credeva fermamente in quello che diceva. Terzo, che sapeva bene ciò di cui parlava. Quindi non era facile coglierlo in fallo. Era una predicazione molto semplice quella di Gesù. Per questo, per esempio, io approvo molto, ma lo faccio anche per me. Il giorno che voi mi doveste venire a dire, no, no, è troppo complicato, non ci ho capito niente, per me sarebbe il giorno più brutto della mia vita. Perché quando uno parlando di queste cose, deve essere in grado che un analfabeta capisce bene tutto quello che sta dicendo. D'accordo? Avete visto anche lo stile del Papa? Io questo lo approvo,
Un conto è quando un Papa scrive un'enciclica. Se scrive un'enciclica, è enciclica, d'accordo? Se sta parlando ai cardinali, sta parlando ai cardinali. Se sta parlando alla CEI, sta parlando alla CEI. Che capite? Se sta... Ma quando parla la gente, un Papa deve essere come un anche se è Papa, deve essere come un parroco, perché faccia un discorso, non deve fare discorsi sciocchi, ma deve comunque fare discorsi comprensibili alle persone. Perché anche il Papa è pastore della Chiesa Universale. Deve essere comprensibile quello che dice, semplice. La predicazione di Gesù non era data da sempliciotti, ma era semplice, era comprensibile. Invece lo scriba era, immaginate, no? Lo scriba era lo studioso, la letterato, faceva una bellissima lezione, anche una bellissima, una lezione magistralis, ma si vedeva che era qualche cosa in cui lui stesso non era coinvolto, che non sempre lui stesso era il primo a vivere la prima persona, d'accordo? E non aveva questa presa dovuta anche all'estrema semplicità del linguaggio. Quindi se dovesse succedere che non mi capite quello che dico, me lo dovete dire, perché sarà un brutto momento, però me lo dovete dire, perché vuol dire che non ci siamo proprio. Allora un uomo che era nella sinagoga, vedete, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare. Interessante, è il diavolo che manifesta subito paura nei confronti di Gesù. Se si mette a gridare, dice: che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci, so che tu sei il santo di Dio. E Gesù lo sgridò: taci, esci da quell'uomo. E immediatamente, anche qui vedete, ogni volta che Gesù fa una cosa, lo spirito immondo, straziandolo, gridando forte, uscì da lui. Se voi parlate con gli esorcisti, non funziona così generalmente. Se gli portano un indemoniato, se leggete libri anche degli esorcisti, ci possono volere 6 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni, però esorcista è esorcista, Gesù è Gesù, capite? Se Gesù al demonio gli dà un ordine perentorio, capite? Quindi questo suo dominio assoluto sulle potenze del male, no? Lo spirito immondo, straziandolo, esce subito da lui. E questo suscita stupore, no? Una dottrina nuova insegnata con autorità comanda persino agli spiriti immondi, gli obbediscono. Poi ci sono alcune guarigioni. Dopo questa prima guarigione, la febbre, da cui guarisce la suocera di Simone, e poi, vedete, venuta la sera, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati, quello che vi accennavo nell'introduzione, questa coppia messa insieme. Tutta la città è riunita davanti alla porta, vedete, guarì molti che erano afflitti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. I demoni conoscono molto bene Gesù e conoscono molto bene i soggetti di cui avere paura. Loro sì, gli uomini no, ma loro sì. Capite? Perché sono angeli. Soltanto che Gesù, ricordate sempre l'introduzione nel Vangelo di San Marco, non vuole essere troppo facilmente riconosciuto o accreditato come il grande uomo, d'accordo? Vi ricordate l'idea messianica che Gesù ha sempre rifiutato, quindi del grande taumaturgo, del grande liberatore che viene a creare veramente il regno di Dio umano, quindi con la dominazione di Israele politico sulla terra. Questo Gesù non ha mai voluto, e quindi c'è sempre questo tema del segreto messianico che coinvolge anche i demoni, a cui Gesù proibisce, dopo quell'esploit del primo, di parlare. Ecco qua, ecco la preghiera di Gesù. Al mattino si alzò quando ancora era buio, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ecco, questo è un altro piccolo flash, ci deve far pensare molto. Cioè Gesù, il figlio di Dio, che è stato per 30 anni nascosto, cioè, sapete che 30 anni di vita nascosta sono immagini della vita di silenzio, di preghiera, che prima di cominciare a predicare va 40 giorni nel deserto a pregare, a digiunare. Ciò nonostante, durante la sua attività, anticipa l'alba, perché di giorno era mangiato vivo dalle persone, e prega. Questo è il tema della preghiera, lo vedremo che poi è molto importante in Marco, anche per quanto riguarda gli apostoli, l'abbiamo già visto nell'introduzione e poi lo riprenderemo. La prima cosa anche per Gesù è stare con il Padre, e solo dopo che si è riempito del Padre va e c'ha la forza per parlare, per ammaestrare, per guarire, ecco, per stare in mezzo alle persone, no?
Vedete, qui Simone gli dice tutti ti cercano, e però Gesù dice dobbiamo andare anche altrove, per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Ed ecco di nuovo, andò per tutta la Galilea facendo cosa? Predicando nelle sinagoghe e scacciando i demoni. Vedete la duplice azione, predica e scaccia i demoni. Ecco, poi c'è questo passaggio molto bello, il lebbroso va da lui, lo supplica in ginocchio, gli dice se vuoi puoi guarirmi. Anche questo, poi leggete queste cose in privato, no? Se vuoi puoi guarirmi. E mosso a compassione stese la mano, lo toccò e gli disse lo voglio, guarisci. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. Voglio vedere chi di noi è capace di andare davanti a Gesù, non soltanto per quanto riguarda le malattie del corpo, no? Adesso in uno degli incontri che faremo, promesso, vi farò una bella sintesi, vi faccio una bella slide con i ciechi, i lebbrosi, gli storpi, la mano inaridita, quindi che sono tutti quanti i miracoli che Gesù ha compiuto, ma sono anche figure di malattie interiori, che significa essere cieco interiormente, sordo interiormente, lebbroso interiormente. Per esempio, una cosa che significa la lebbra, ve l'anticipo, la lebbra, una delle significazioni della lebbra sono coloro che sono affetti dal vizio della lussuria, che rende l'anima talmente mostruosa spiritualmente tanto quanto è puzzolente, tanto quanto la lebbra rende mostruoso e puzzolente il corpo. Cosa vedete? Un vizioso, un lussurioso, non è tanto facile che lascia tutto quanto quel mare di vizio che c'ha. A volte si può pure provare, ma non ci riesce, si è proprio infognato nel vizio. Chi c'ha la fede di andare a dire a Gesù, bene, se vuoi puoi guarirmi, subito. E Gesù lo fa, lo voglio, sì, guarito. Questo Gesù non lo fa soltanto per le malattie del corpo, ma se ci avessimo un pochino di fede, lo farebbe anche per le malattie dell'anima. Ecco, e anche qui compare il tema, guarda di non dire niente a nessuno, ecco, presente del sacerdote, eccetera, eccetera, no? Ecco, Gesù, questo è un tema tipico dei Vangeli, impone il silenzio, e quelli invece sono talmente contenti che appena gira l'angolo cominciano a sbandierare dappertutto che sono stati guariti. Poi, ecco, c'è il tema della guarigione del paralitico, ecco, e qui cominciano i primi problemi. Tutti quanti conosciamo l'episodio, no? Stiamo di nuovo a Cafarnao. Probabilmente la location di questo miracolo è proprio la casa di Pietro, molto probabilmente, di cui tra l'altro a Cafarnao ci sono i resti. Oh, io vi preannuncio che ho un grande desiderio di tornare in Terra Santa, quindi può darsi che uno dei prossimi pellegrinaggi lunghi sarà in Terra Santa, che è uno spettacolo unico al mondo, perché Cafarnao, per esempio, dopo che hanno fatto gli scavi, è uno spettacolo, perché la casa di Pietro si sa con certezza qual era, e la sinagoga, dove già abbiamo visto, si sa con certezza, sono ancora i resti della sinagoga. Quindi se uno va lì può dire sicuramente questo è il luogo dove Gesù ha predicato, sicuramente questo è il luogo della guarigione del paralitico. Quindi rileggere alcuni Vangeli in quei posti, insomma, fanno un certo effetto, insomma, anche se la morfologia geografica è un po' cambiata. Ecco, comunque si trovano diverse persone, scoperchiano il tetto e calano il paralitico. Gesù, vista la loro fede, dice al paralitico ti sono rimessi i peccati. Ecco gli scribi, perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? E poi sappiamo tutti quanti. Allora Gesù dice, però perché dice, attenzione, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati? Cioè, Gesù non ha guarito il paralitico perché voleva guarire il paralitico. Cioè la guarigione del paralitico è a questo dico, allora, tu dici che solo Dio può rimettere i peccati, c'hai ragione, e io chi sono? Ma te lo dimostro, faccio un miracolo, capite? Capite che il senso anche di questo brano evangelico, se ci pensate bene, cioè ti trovi davanti al paralitico, che fai? Gli dici che sono rimessi i peccati, no, lo guarisci, no? Ma che è più grave? Essere legati interiormente dai peccati o essere legati nelle membra che non si può muovere? No, tutti qua. Essere legati nei peccati, perché questo è il messaggio del Vangelo, certamente. Ma io ci credo veramente, cioè preferirei
piuttosto che commettere un peccato grave che rimanessi paralizzato sulla sedia a rotelle per tutta la vita? Cioè, abbiamo una fede di questo genere? Punto interrogativo. Ecco. Quindi il primo guaio è con questo episodio. Quindi questo comincia a fare delle cose un po'. Poi c'è il secondo guaio. Chiama Levi, vedete, esce di nuovo lungo il mare. Guardate sempre, il Gesù di Marco è un ciclone, sta sempre in movimento. E questo è un tema fondamentale anche per voi. Devi cogliere l'attimo, perché Gesù passa. Voi immaginate se Pietro e Andrea non avessero lasciato, non avessero, cioè, che voi vi rendete conto? Chi sono Pietro e Andrea? Sono state le due colonne. Pietro è il primo Papa, morto a Roma. Andrea, sapete che Andrea è il punto di riferimento della Chiesa d'Oriente, degli ortodossi, Sant'Andrea, il fratello di San Pietro, è l'emblema della Chiesa di Costantinopoli, cioè, tanta roba, è morto in Grecia, lo sapete, no? Andrea sulla croce appunto greca di Sant'Andrea, cioè quella a forma di X, martirizzato lì, no? E anche qui, Matteo sta a fare la solita vita, passa Gesù, ancora, lo vede, sempre lo sguardo di Gesù che si posa, questo sguardo è un fatto molto importante, no? Io spero che, cioè, che voi abbiate questa esperienza nella vita, io ce l'ho avuta, lo confesso, più di una volta, di essere guardati da, cioè che Gesù sta pensando a te, si sta prendendo cura di te. E anche lì, segui, ancora qui, egli alzatosi lo seguì. Tenete presente che sia in ebraico che in greco, il verbo che designa, scusate il teatrino, questa parola, cioè io mi alzo, è lo stesso verbo con cui si dice è risorto. In ebraico è kum. Kum è alzati, ma è anche risorci. Ricordate quando Gesù dice alla giovinetta talità kumi? Kumi è l'imperativo singolare femminile del verbo kum. Giovinetti, io dico a te, alzati, ma in realtà risorgi, la sta risuscitando, era morta. Quindi questo alzarsi non è soltanto il gesto fisico che mi alzo, cioè è un gesto con cui, con un gesto sto dicendo, Levi di prima è morto, oggi nasce Matteo che segue Gesù, c'è proprio uno stacco di vita, che è esattamente l'esperienza che Gesù porta. Quando tu incontri Gesù, e tu lo capisci se l'hai incontrato, perché quando c'è un incontro forte con Gesù c'è una linea di demarcazione, c'è una cesura, c'è un'interruzione temporale, c'è un prima e un dopo, cioè la vita non è più come prima. Ecco, e che fa Matteo? Lo porta dagli amici suoi, dice, se convertisse qualcun altro. Gesù ci va, non ha paura di andare, capite? Ecco, anche qui un prete in teoria può andare dappertutto, in teoria, bisogna vedere come ci va e che ci va a fare, d'accordo? Quindi se va a fare il peccatore in mezzo ai peccatori o se va a tendere una mano ai peccatori, cioè, capite? Ecco. Allora, molti pubblicani e peccatori si misero a mezzo insieme con Gesù. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori, orrore, perché voi sapete, mangiare insieme, il fare convivialità è il fare con un'ella, quindi è amico loro, quindi mo mangia e dopo cena che fanno? Ecco, perché era quello insomma che ecco, Gesù, vedete, anche in questo caso non ha paura, capite? Cioè non sarebbe stata prudenza, in questo sarebbe stata viltà, perché sapeva che avrebbero pensato malamente. Però Gesù spiega, io non sto mangiando con loro per peccare con loro, perché non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati non sono venuti perché erano giusti, ma i peccatori. È chiaro, è il non bisogna, voi capite che anche il modo con cui si interpreta questo Vangelo può essere strumentalizzato, d'accordo? Perché Gesù non va a mangiare con i peccatori per dire, ah, peccate quanto pare, tanto non fa niente, io sono amico lo stesso. No, va a mangiare con loro per tendergli una mano, per tirarli fuori, no? Questo è anche un po' uno stile pastorale che ci insegna a noi preti, perché se tu vai in mezzo, vai in un ambiente di peccatori, che cosa fai? Gli dici subito,
pentitevi, quello che Gesù ha detto è anziano andare tutti all'inferno, quello ti si mette a ridere dietro. L'inferno, dice, che cos'è l'inferno? Allora si fanno dei gesti, delle mani tese, perché Gesù lo sa che quelli sono peccatori, ma quelli non sanno di essere peccatori e non sanno che se campano così se ne andranno dritti all'inferno. Allora la prima cosa che bisogna fare è dei gesti di vicinanza. Io su questo, anche se riceve tante critiche, quello che fa il Papa è questo spesso e volentieri, però anche qui molta gente lo strumentalizza, dice ah, fa così, così la gente si crede che qualunque cosa fa va bene lo stesso, perché tanto il Papa ricorda lo stesso. Non è questo il fine, questo è un giudizio sulle intenzioni. Io ho sempre attribuito a questo gesto il fine che sicuramente c'ha, cercare di tendere una mano come sta facendo Gesù, perché oggi stiamo in un contesto storico in cui molti dalla Chiesa sono allontanati e molti di quelli che sono rimasti sono il cristianesimo all'acqua delle rose, per cui bisogna agire su due fronti: tendere una mano verso quelli che stanno lontano e cercare di aiutare a recuperare la fede quelli che stanno vicini. È il doppio fronte, no? E a quelli che stanno vicini il Papa ogni tanto li randella anche i preti, tanto male non è che fa, quando parla, insomma, anche con un linguaggio molto semplice ma estemporaneo delle realtà di chiesa, anche parrocchiali o anche, ecco, di altri tipi di ambienti. Però lo stile è un tendere una mano, certamente non per benedire il male che fai, ma per mostrarti una vicinanza, capite? La conversione di un'anima è operazione complessa. Io lo dico da parroco, dico sempre: tu vai in un posto, ma in un posto ci sta almeno 10 anni, perché non è stato aspetta a te in quel posto lì, cioè, è arrivata, pronti, dici tutto quello che ti... Non è così, capite? E questo Gesù ha dato un esempio nei Vangeli che va seguito dai pastori della Chiesa. Altro guaio, abbiamo visto il secondo, quindi il primo è il paralitico, il secondo è il pasto con i peccatori. Poi qui c'è un problema: che i farisei facevano grandi digiuni, ecco perché, guardate che se uno fa i digiuni non è detto che vada in paradiso, quindi non è che non si devono fare i digiuni, dice allora che bello, allora non li facciamo i digiuni, no. Ma non è che il digiuno, che è un atto religioso impegnativo, ha fatto il digiuno, mazza. Aspetta, bisogna vedere come lo fai, perché lo fai, per chi lo fai, se fai solo quello o anche altre cose, capito? San Bernardo dice che il demonio si è portato all'inferno grandi digiunatori, d'accordo? Hanno fatti tanti di digiuni, ma non l'hanno fatti bene, capite? Ecco. E poi c'era anche il precedente di San Giovanni Battista. San Giovanni Battista era un grande asceta, i discepoli suoi, San Giovanni Battista esagerava parecchio, insomma, non so che, se qualcuno di voi mi ha fatto digiuno a locuste e miele selvatico, io no, per ora non mi devo ancora cimentare in questo genere, insomma, mangiarsi le locuste e miele selvatico sarebbe una cosa un pochino difficile, ma San Giovanni Battista l'ha fatto. Allora vedete, vedete però la cosa brutta, ecco perché poi Gesù dice: rattristavo per la durezza del loro cuore. Qual è il problema degli scribi e dei farisei? Che appena hanno guardato Gesù, non si sono messi con spirito di fammi un attimo capire. No! Alla minima cosa che vedono subito interpretata malamente, questo mi puzza, qui c'è qualcosa. E allora hanno cominciato a cercare tutte quante le cose che facessero alimentare i loro sospetti. Ah, questo cos'è che si crede essere padre d'acqua, cioè, ma perdona i peccati. Ah, questo va in mezzo ai peccatori. Allora chi lo sa, umma umma. Voi sapete tutte quante le calunnie da cui un regista americano ci trasse un film e anche libri blasfemi sulle storie tra Gesù e Maria Maddalena. Questo figuriamoci quante l'hanno fatte. Sono storie antiche, sono, capite? Immaginate che bestemmia, che è una cosa del genere, no? Ecco, però adesso quest'altro dice: beh, se sono tanto santi, faranno qualche digiuno, no? Ah, non lo fanno. E Gesù dice una cosa stupenda, perché dice: perché non digiunano? Perché io sto con loro, possono invitare, cioè qui, cioè, a un
a un esperto della scrittura, come erano i farisei, ma avete sentito le letture delle scorse settimane, no? Ti farò mia sposa per sempre, ci ho fatto tante prediche la domenica, no? Sulla storia tra Dio e Israele come le nozze. Se ti risponde, possono lo sposo, possono forse gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è con loro, significa ci sto io adesso, quando parto a voglia può farsi dei digiuni, ma adesso no. Il che fa anche comprendere come il digiuno, per esempio, una caratteristica nuova, vedete, quando poi qui Gesù dice nessuno cuce una toppa di panno su un vestito vecchio, perché altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio. Cioè il digiuno cristiano aggiunge rispetto al digiuno tradizionale, voi sapete che anche gli induisti fanno i digiuni, anche i buddisti fanno i digiuni, cioè il digiuno è un atto religioso, diciamo, transconfessionale. I musulmani fanno il Ramadan, noi mica lo facciamo il Ramadan, I cattolici sono proprio mezze cartucce, ci facciamo superare in tutto e per tutti, perché siamo tutti pronti ad andare contro i musulmani. Ma voglio, cioè, i cattolici sono buoni in mettersi in ginocchio manco durante la consacrazione, che dovrebbero credere che Gesù Cristo in croce sta durante la consacrazione. Quelli stanno a pollaiati per 7-6 volte al giorno, dovunque si trovano, non si vergognano di nessuno. A me fanno un po' rabbia queste cose qua, detto fra me e voi, perché dico, ma tu guarda un po', ci devono dare lezioni di religione questi qua. Quelli fanno il Ramadan, non mangiano niente per 2 mesi. Noi nella nostra disciplina, voi sapete che la disciplina canonica, voi siete obbligati, se avete un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, a fare un piccolo digiuno, non un digiuno estenuante, il mercoledì di Ricevi e il venerdì santo. Finito, è stata mitigata. Quindi il resto è tutto quanto lasciato alla nostra libertà. Invece Gesù dice, attenzione, il digiuno cristiano non è soltanto un'espiazione dei peccati o una richiesta di grazie, no? Vi ricordate sempre quando il Papa, vi ricordate quando c'è il macello con la Siria? Vi ricordate quando il Papa disse, indico un digiuno per tutti i credenti? Non è successo niente, ma sembrava che stesse da un momento all'altro scoppiando il finimondo. Perché il digiuno è un gesto ascetico molto importante che va praticato. Adesso non sto dicendo che non bisogna fare il digiuno, Gesù qui lo sta contestualizzando. Ci aggiunge questo elemento nuovo della dimensione sponsale, cioè per noi il digiuno è anche un modo con cui si dice a Gesù, tu sei la cosa più bella, la cosa più importante, la cosa più importante è stare con te, non è mangiare. Che vi ricordate anche Gesù quando risponde al diavolo, no? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè non è soltanto un modo in cui chiedo la grazia, un modo in cui espio i peccati, ma è un modo in cui dico a Dio, sei più importante tu che no che magno. Ecco, questo è un elemento nuovo, è anche un modo con cui, come dire, si manifesta il nostro desiderio di unione sponsale con Gesù, che adesso non sta più sulla terra, certo sta nell'Eucaristia, però è esattamente la stessa cosa, insomma. Cioè, io voglio vedere se qualcuno di voi non sarebbe contento se Gesù apparisse in carne e ossa e dice, guarda, sono io, e ti mette una mano sulle spalle e ti fa una passeggiata e ti fa una bella predica in persona, io sarei contento, insomma. non credo accetto che non sia così, ma sarei contento, insomma, quindi non è che mi dispiacerebbe, no? Ecco, e poi le spighe strappate. Il giorno di sabato passava per i campi di grano e i discepoli camminando, sapete che poi tra l'altro il sabato c'erano i metri contati, e su questo Gesù era attento, perché il sabato non mi ricordo quanto si poteva fare, ma non so se poteva fare massimo 1 chilometro a piedi, non di più, dopo te devi fermare, non mi ricordo il numero preciso, ma anche quello era contato. I farisei gli dissero, vedi, fanno di sabato quel che non è permesso? E qui Gesù cita un caso dell'Antico Testamento. Non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno di befame, lui e i suoi compagni? Questo si trova nei libri di Samuele. Era un momento in cui Davide stava ramingo, quindi stava in un momento difficile, perché Davide è passato molti anni della sua vita in fuga, prima da Saul che lo perseguitava e poi dal figlio Assalonne che gli fece la rivolta contro. Quando uno fugge, sta in fuga, si può trovare in circostanze, a un certo punto arriva in questo posto, in un tempio dedicato al Signore, alla casa di Dio. Sapete che nei templi c'erano dei pani consacrati, non è come la nostra ostia, ma erano dei pani, erano delle offerte che venivano fatte all'Altissimo, che venivano offerte a Lui, che potevano cibarsi soltanto i sacerdoti, perché delle offerte a Dio
un pane benedetto, quindi consacrato al Signore, poteva essere lecitamente mangiato soltanto da un sacerdote del Tempio. Quella, visto che c'erano fame e che stavano a morire di fame, e gli ha dato da mangiare, gli ha dato la dispensa, e mangiò i pani dell'offerta che soltanto i sacerdoti diede lecito da mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva qui, attenzione, che questo vale anche per noi: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Quindi che significa? Ecco, significa che la legge è fatta per l'uomo, non l'uomo per la legge. Cioè, non può essere mai, voi sapete che c'è una norma, questo si parla chiaramente della legge umana, no? Nel diritto canonico ci sono due norme che quasi nessuno conosce, non bisogna dirle troppo in giro, perché se ne fa un'applicazione arbitraria. La prima è questa qua, è l'epicheia, si chiama, cioè, che cosa è l'epicheia? Se tu in coscienza, trovandoti in una certa situazione, chiaramente non si tratta di comandamenti legati alla legge divina, ma alla legge umana, vi faccio subito un esempio, capisci che si deve fare un'eccezione alla regola, lo puoi fare in coscienza anche senza chiedere la dispensa all'autorità competente, ok? Esempio limite, domenica, voi sapete che andare a messa la domenica fa parte del terzo comandamento, ok? Però la Chiesa ha specificato, cioè, perché tu dici, il terzo comandamento non dice vai a messa la domenica, dice ricordati di santificare le feste, è un precetto positivo. Allora un poro fedele dice sì, santifico le feste, che vuol dire? Devo stare a pregare tutto il giorno, devo fare come facevano gli ebrei, che devo stare seduto, non posso manco cucinare, che devo fare? Allora, la Chiesa ha fatto una legge canonica che dice, guarda, il precetto è adempiuto se vai a messa e ti astieni dai lavori manuali e servili, che è valido tuttora. Ora supponiamo due casi. C'è un contadino, d'accordo, che c'è il raccolto pronto. Lui dice, io sto buono, domenica, questi sono lavori pesanti, non si devono fare, d'accordo. Sta arrivando il diluvio universale. E lui sa che se arriva il diluvio universale gli parte il raccolto. Non c'ha tempo di dire, volare al parroco di dire, mi dai la dispensa. Una volta lo facevano i contadini, mi concedi di lavorare, perché se mi lascio questa cosa qui mi va tutto all'aria. Il parroco dice, ti do la dispensa, e finito il discorso. Ma in caso di necessità, se c'è una necessità vera, te la puoi dare da solo la dispensa. Attenzione all'uso, perché se non è un caso reale, poi ne rispondi davanti al Padre Eterno. Questa è la prima cosa. Perché? Perché quella legge è un aiuto per te, no? Perché servirebbe a aiutarti a fare in modo che la domenica, a parte che concede un pochino di riposo anche al corpo, ma la domenica non si pensa a fa soldi, a fa, ma si pensa a altro, si pensa al cielo, si pensa a stare con la famiglia. Quindi è un aiuto a farti vivere un dono di Dio, non uno stacco. La stessa cosa. Un incidente, Dio non voglia, avete macchina, devi portare tuo marito in ospedale, magari tu stai andando a messa, fai l'incidente, devi andare a portare tuo marito in macchina, cioè, ma che ti devi confessare che sei andato a messa la domenica? No, capito? Te la dai da solo la dispensa, non serve che chiami il parroco e dici, senti, c'è mio marito in ospedale, mi dà la dispensa della messa domenicale. Questa è la prima cosa. E la seconda è la carità. L'ultimo canone dice, beh, ci siamo detti tutte quante queste cose, c'è la legge della Chiesa, dove c'è osservarlo. Però nella Chiesa la legge suprema è la carità. Quindi quando è in causa la carità, è tutto derogabile, quello che è di legge umana. Ecco, perché al primo posto non sta la legge, ma sta il bene della persona. E questo Gesù l'ha dovuto insegnare contro la mentalità ristretta che si gli è causato il problema. Vedete, l'ultimo episodio, tu che avresti fatto, dicevo, i farisei si stanno agitando, dico, stavano un po' tranquilli. No, è andato avanti tranquillo. Entra di nuovo nella sinagoga, c'era di nuovo un uomo che aveva la mano nelle dita e lo osservavano per vedere se lo guariva il giorno di sabato, stavano con gli occhi puntati. Gesù che dice, vabbè, lasciamo perdere, guarimolo domani, non andiamo a complicarci la vita. No, no, lo fa apposta, d'accordo, mettiti nel mezzo. E poi li provoca, dico, sentite un po', che vogliamo fare? Si può fare del bene secondo voi nel giorno del Signore? E non rispondono.
Allora, visto che quanto è brutta la rigidità mentale, noi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo stare questo qui. Non sanno cosa rispondere, perché che cosa devi rispondere? Cedi, no? Però ti parte lo schema, ti parte il mito del sabato, capite? Vede anche quando viene detto anche dal Papa ancora una volta che il cristianesimo non è un codice di legge. Attenzione, la legge è importantissima, io non pensiate mai che vi possa dire, e ne lo dice il Papa e non lo dice nessuno, che si possa derogare a uno solo dei 10 comandamenti, non esiste, d'accordo? Però bisogna fare attenzione, bisogna fare. Cioè, noi possiamo trincerarci con i nostri schemi mentali anche dietro delle norme anche religiose, vissute senza animo però. È così, eh. Tacevano perché sanno che di, d'accordo? Ma nonostante che sanno che di, non cedono. Ecco lo sguardo di Gesù, guardandoli tutti intorno con indignazione. Bisogna immaginare Gesù che gira sti occhi e li guarda con indignazione, cioè li guarda. Cioè allora di, c'è stato proprio niente da fare, eh? E rattristato per la durezza dei cuori, quindi uno sguardo un po' indignato, un po' rattristato, cioè di, ma padre mio, ma che devo fare per fargli capire qualcosa a questi? Non c'è sta niente da fare. Però dice all'uomo, stendi la mano, e lo stese la sua mano fu risanata. Questi, oh, ma dico, ma hai visto un miracolo, no? Niente! I farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consegno contro di lui per farlo morire. Ho detto, non fa manco un tempo a facciarsi, ha fatto tre prediche, due miracoli, già sono morti. Questo è il dramma, ho detto, del Vangelo di San Marco. No? Quindi questo è un po' un voletto. Bene, ci abbiamo gli ultimi 10 minuti, già abbiamo detto un sacco di cose, però facciamo qualche altro, ecco, flash. In alcuni passaggi che abbiamo visto, allora, ripercorrendo, abbiamo visto: convertitevi e credete al Vangelo. Quindi, quando Gesù compare, è la sintesi della sua predicazione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Che cosa bisogna fare? Questo vale per tutti, vale anche per noi. Convertitevi e credete al Vangelo. Che cos'è la conversione? L'ho sentito dire tante volte. Per capire cos'è la conversione, conversione è, bisogna fare, me lo sentite dire fino all'infinito, bisogna prendere i tre termini con cui si dice conversione in ebraico, in greco e in latino. Le tre lingue, avete visto l'iscrizione che c'era sopra il capo di Gesù, no? Era scritto in ebraico, in greco e in latino, che sono anche le tre lingue che ha parlato la Chiesa, perché la primissima Chiesa parlava l'ebraico e l'aramaico, poi la Chiesa parlava in greco. Il quartier generale della Chiesa era in Grecia, i primi concili sono stati fatti in greco e poi la lingua ufficiale tuttora adesso della Chiesa, anche se è andata perduta, è il latino. La Chiesa parla il latino tuttora adesso, eh? La Chiesa ufficiale, la sposa di Cristo. Allora, il termine greco, il termine ebraico per dire conversione è teshuva, che deriva dal verbo shuv. Voi vorrei fare 20 segnino, mo ve lo faccio, che tanto sono tutti quanti gli strumenti per farlo, così ci divertiamo un po', così vi resta impresso. Allora, Teshuvah, ecco il mio caro papà, per farvi proprio capire cosa indica, devo fare il disegnino, assolutamente. Usciamo dal catechismo, faccio subito, eh. Ecco qua il disegnino. Allora, ecco Teshuvah cosa significa in ebraico. Allora, io mi trovo qua, in questo punto A, e devo arrivare in questo punto B. Ok? La via di Dio, come dice la scrittura, è diritta, è dritta, è retta. Quindi, per arrivare da A a B, io devo fare questo itinerario qua. Se faccio questo, non c'è nessun problema. Chi è il peccatore? Il peccatore è che uno a un certo punto arriva, cambiamo colore. Arriva qua e a un certo punto comincia a andarsene. Poi continua, poi continua, poi continua, poi continua, poi continua, poi continua. E si ritrova qua. Parabola dice, rientra in sé, dice,
che fine ho fatto? E mo che facciamo? Cambiamo colore. Anzi, torniamo di qua e ricominciamo. Questa è la teshuvah, cioè tornare indietro, tornare sui propri passi. È proprio il cammino del ritorno indietro. C'è una grande mente, ho fatto un macello. E mo che famo? E torniamo indietro. Salviamo il salvabile, ripariamo la piazza per forza. In greco conversione si dice, non una parolaccia, si dice metanoia, che letteralmente nous in greco significa intelletto, vuol dire cambiamento di pensiero, cambio idea. Guardate che, ricordate, tornare sui propri passi è un problema, cambiare idea è un problemone. Perché qualcuno ha detto giustamente che l'uomo a niente è tanto attaccato quanto alle proprie idee. È molto più difficile di quanto si pensi, perché tornare sui propri passi è una grossa umiliazione, perché vuol dire una confessione che mi sono sbagliato. Cambiare idea, cioè dire ho pensato male, mi sbagliavo, ma ero in buona fede, ma non lo sapevo, non me ne sono accorto. Qualunque, tu puoi dire, qualunque circostanza attenuante che vuoi, ma ti sbagliavi. Metà mia. Quindi, tornare sui propri passi e cambiare mentalità, cambiare modo di pensare, ma concretamente. In latino, conversione, che è quello che più assomiglia all'italiano, si dice conversio, cioè cum versio, vertere, da cui deriva anche versione, significa tornare indietro, è simile all'ebraico, ma tornare indietro cum, con qualcuno, non da soli. Quindi c'è la conversione quando tu c'hai qualcuno che ti tende una mano, la prendi e ti accompagna lui in questo cammino di ritorno, che è Gesù, perché da solo non ce la fai. Quindi è un tornare indietro insieme. Ecco, dare insieme tutte quante queste tre cose, capisci cos'è la conversione. Per convertirsi, quindi quella è una figura retorica, convertitevi perché credete al Vangelo, una figura retorica simile alla tautologia, perché credere al Vangelo è convertirsi, e convertirsi è credere al Vangelo. Cioè, come nasce la conversione? Dice San Paolo, la conversione nasce dall'ascolto, la fede viene dall'ascolto, e dall'ascolto di chi? Di Gesù, della sua parola. Se tu ascolti Gesù e la sua parola, potrà nascere in te, uno, la coscienza che devi tornare sui tuoi passi, secondo, la consapevolezza che devi cambiare mentalità, e terzo, che c'è bisogno del suo aiuto per compiere questo itinerario. Ecco perché in queste due parole, convertiti e credere al Vangelo, c'è tutto quello che bisogna fare. E questa è la prima cosa, il primo. Poi, questo l'abbiamo visto in parte già. Gesù vede e chiama. Però, oltre che vede e chiama, e qui noi dobbiamo fare attenzione a questa cosa, lasciano tutto subito. 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 Quando Gesù ti chiama, si deve lasciare tutto e subito. Allora, giustamente, questo per noi che significa? Allora, per noi significa evidentemente che quando ti arriva un'offerta di grazia, quando Gesù passa, ricordate sempre questa dinamica, il Gesù di Marco
passa. Se la acchiappi, bene. Se non la acchiappi, è passato e chissà se ripassa. Ecco, questo me lo sentirete dire tante volte, perché è anche un pochino un'esperienza della mia vita. Attenzione, che quando Gesù ci tende la mano, ci dà un'offerta di grazia, prendila, perché poi quell'offerta potrebbe finire e non lo sai se e quando ritorna. Quindi questo è un altro elemento fondamentale. Poi taci, abbiamo già visto in parte queste cose qui. Gesù non fa parlare i demoni, quindi vuol dire, quando il demonio ci viene a levare la pelle, a stuzzicare, non ci dobbiamo mai parlare. Questo è l'insegnamento indiretto. Con le tentazioni non si parla. Quando noi sentiamo turbarci o qualche cosa, ricordate sempre, dice, da che cosa capisco che sto tentato? Tieni presente che 99,9 volte su 100, quando sei tentato, tu ci avrai questa percezione, che ti senti interiormente turbato e agitato. E quando senti qualcuna di queste cose, vuol dire che c'è la tentazione. Come si reagisce? Non ti mettere ad assecondare, a discutere con i pensieri che ti vengono in mente. Non ci parlare, mandali via. E se senti di non farcela da solo, chiedi aiuto a Gesù. Perché appena ci cominci a parlare, col demonio non si parla. Perché il demonio è più furbo e più intelligente di te. Guardate che la rovina dell'umanità è iniziata dal fatto che quando il diavolo è andato vicino a Eva a fargli una domanda, lei ha accettato la conversazione. Non ci pensiamo mai. È vero che Dio ha detto che non doveva, e la domanda è furba, perché la domanda è fatta per provocare una risposta, perché è una domanda falsa, perché Dio non aveva detto non mangiate niente, ha detto di non mangiare una cosa. È vero che Dio ha detto non potete mangiare niente, no, Dio mi ha detto che non posso mangiare. È la fine, la cosa che ti sembra è la fine, perché se entri in dialogo col demonio, il demonio ti fa pezzi. Non siamo in grado di sostenere la sua astuzia, la sua intelligenza e la sua cattiveria. Quindi col diavolo non si parla, mai. E con i pensieri cattivi non si parla, si caccia. Poi, questo l'abbiamo visto, l'ho già fatto un po' di voli, predicando e scacciando i demoni. La doppia frequenza. Il diavolo si caccia dalle anime per provocare la conversione, perché guardate che il diavolo è molto più cattivo, è molto più arrabbiato, questo ve lo dico io, credetemi, contro chi predica il Vangelo che contro gli esorcisti. Perché uno che è posseduto, noi pensiamo, noi non dovete pensare che uno che è posseduto va all'inferno, perché la possessione può essere un fatto molto molto antico, se leggete i libri, cioè ci stanno, c'è certi matti che vanno a far fare gli intrugli, i malefici, addirittura alcuni fanno i malefici ai bambini neonati prima che vengono battezzati, fanno delle cose orribili, d'accordo? Se uno diventa posseduto perché gli hanno fatto, non lo so, malocchio appena nato, prima che fosse battezzato, ma quello che colpa c'ha? Non c'è nessuna colpa. Quindi se anche dovesse, per dire, morire posseduto, la possessione è una cosa che lui subisce senza la sua responsabilità. Il problema è se fai peccati. Quella è la cosa grave. Capite? Quindi il più grosso esorcismo lo possono fare pure voi. Quando qualcuno dei vostri vicini gli annunciate il nostro Signore Gesù Cristo, chiaramente nei modi in cui volete farlo, tempo, modo opportuno, gli annunciate il Vangelo. L'aiutate ad avvicinarsi al Signore. Siete tutti esorcisti. Grandi esorcisti. Che fanno venire i capelli dritti dal demonio. Poi, se vuoi puoi guarirmi, abbiamo già accennato, magari non fossimo capaci di credere che Gesù, con un solo atto della sua volontà, prima stavamo a catechismo, Dio onnipotente, Dio può fare tutto quello che vuole, questa è una manifestazione dell'onnipotenza divina. Come dice Gesù, lo voglio, guarisci, perché basta che Dio vuole una cosa e quella cosa è, senza possibilità che niente e nessuno gli frapponga nessun tipo di ostacolo. Anche questo l'abbiamo già visto. Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. È un brano scelto da approfondire, perché è più importante rimettere i peccati che guarire dalla paralisi. Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Chiamare i giusti ma i peccatori. Quindi chiamare i peccatori a conversione.
Quindi vado con loro non per dirgli bravi, ma per salvarli dal baratro in cui si trovano senza saperlo, e quindi faccio dei gesti di amore non per approvarli, ma per avvicinarli. Questa è un'altra cosa, che è anche lo stile che deve caratterizzare noi. Poi l'episodio del digiuno: Gesù è lo sposo, si presenta come sposo per tutti e per noi in particolare, fino a quando, io ho detto tante volte in tante prediche, non saremmo arrivati ad avere un rapporto sponsale con Gesù, ancora stiamo al di qua. Il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Ci sono alcune cose da ritenere, l'abbiamo ampiamente spiegato, ricordate, l'epicheia e la carità, che sono le condizioni a cui è sottomessa tutta la legge. E poi l'ultima cosa, questo sguardo di Gesù. Gesù non può fare nulla soltanto in un caso: quando l'uomo alza un muro invincibile e anziché lasciarsi giudicare dalle opere di Dio, perché questo noi dobbiamo fare, cioè Gesù ha fatto delle cose che potevano apparire strane ai suoi contemporanei, ma l'atteggiamento, quando Dio fa qualcosa di strano, e questo guardate che quasi nessuno lo fa, noi non dobbiamo dire: ah, ma che fa Dio? È come se Dio dovesse rendere la ragione a te. Ma che... tu devi dire: ah, c'è stata questa cosa, bene, cominciamo a pensare. Devi fare un passo indietro tu, non lui, perché non è che lui deve spiegare a noi quello che fa, siamo noi che dobbiamo rendere ragione a lui di quello che facciamo. E noi non possiamo mettere Dio sul banco degli imputati, come cantava un celebre cantautore con una canzone che è oggettivamente blasfema: mettiamo Dio sul banco degli imputati. Ui. Tu puoi anche giocare in questo modo, e questo si fa con molto poco. O quando abbiamo lo scandalo facile, sia per le opere di Dio, sia per le opere dei figli di Dio, sia per le opere dei ministri di Dio. Scandalizzarsi facilmente, d'accordo, delle cose che vengono fatte, quando noi dobbiamo sempre interpretare in bene le cose che vediamo e non in male. La durezza del cuore, Dio stesso è costretto ad alzare le mani, ed è una brutta cosa, perché contro la durezza del cuore non c'è possibilità di rimedio. Cioè Gesù ha cercato di farli ragionare in tutti i modi possibili, gli ha fatti i segni, gli ha guarito uno sotto gli occhi. Da questo ci guardi veramente il Signore. Va bene, penso che per oggi possiamo fermarci. Facciamo un bel gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Rendiamo grazie al Signore di tutti i tuoi benefici, perché vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.